Amen. Gloria al Signore. Oh, grazie, Padre. Grazie, Signore Gesù. Alleluia. Amen. Gloria, gloria. Benedetto il nome di Gesù Cristo. Ti ringraziamo, Gesù. Alleluia. Vogliamo la tua dolce presenza, Signore. Alleluia. Nessuno come te, Signore. Gloria, gloria, gloria. Tu sei l'unico vero Dio, Padre. Ti ringraziamo nel nome di Gesù per la tua presenza, per il tuo amore, la tua bontà. Alleluia, alleluia, gloria al Signore. Amen. Grande sei tu, grandi meraviglie fai. Alleluia, nessun altro è come te. Nessun altro è come te. Grande sei tu. Alleluia. Alziamo le nostre mani a te, oh Dio. Sei grande, Gesù. Alleluia. Benedetto il tuo nome. Alleluia. Noi ti amiamo, Dio della gloria. Noi ti amiamo, Gesù. Siamo qui nella tua presenza. Amen. Dio vi benedica, cari fratelli e sorelle. La pace del Signore sia con voi. Alleluia. You deserve the glory. Alleluia, tu hai la gloria, Signore. And all the honor. L'onore ti appartiene, Padre. Lift our hands in worship. Alziamo le mani per lodare il Signore. You deserve the glory. And the honor. Alleluia. Lord, hands in worship. Alleluia. Amen. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. Nessuno come Gesù. Amen. There is no one else. Amen. Alleluia. You are great. Dillo, tu sei grande. So great. Solo tu, Gesù, fai meraviglia. No one else like you. Nessuno come te. Alleluia. There is no one else like you. Alleluia. You are great. Alabasha, the miracles so great. There's no one else like you. Amen. Alleluia. There is no one else like you. For you are great. Alleluia. Gloria, gloria. Padre, ti adoriamo. Padre, ti lodiamo. There is no one else. Alleluia, Padre, abbiamo bisogno di te. Sei meraviglioso. There is no one else. Il tuo popolo ti loda, ti glorifica, Signore. Alleluia. Alleluia. Gloria, gloria, gloria al Santo di Israele. Alleluia.
attendo. Alleluia, alleluia, alleluia. Anima mia, benedici l'Eterno, dai gloria a Dio, alleluia. Anima mia, alleluia, non ti abbattere dentro di me. Loda Dio, spera in Dio, dai gloria a Dio, alleluia. Gloria, gloria al Signore, al grande Dio, il Dio vivente, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, che ha creato i cieli e la terra, alleluia, il Shaddai, Signore, Dio nostro, Padre nostro, noi ti ringraziamo ancora in questa giornata, Signore, per questa nuova opportunità che possiamo stare, Signore, davanti a te, Signore, davanti alla tua presenza, per udire, Signore, la tua parola, Signore, per fortificarci, Signore, alleluia, per fortificarci nel nome di Gesù. Signore, grazie, Padre, ti prego, benedici abbondantemente in un modo speciale, Signore, ogni mio fratello, ogni mia sorella, nel nome di Gesù, benedicili, ricolmali, apri cieli su di loro in questo momento, Padre, che loro sentano la tua presenza in un modo speciale, in un modo meraviglioso, Signore, perché la tua presenza ci dà vita, Signore, spandi l'unzione dello Spirito Santo sopra ognuno di noi, Signore, facci guardare solo a te, glorificare solo te, perché solo tu sei il Maestro, Signore Gesù, alleluia Cristo, solo tu sei il Signore dei Signori, il Re dei Re, alleluia, il grande Pastore, il grande Pastore, che noi lodiamo e ringraziamo. Alleluia Gesù, grazie, soffia col tuo spirito, guida questa riflessione per l'edificazione della tua chiesa, nel nome di Gesù, amen, amen, alleluia, gloria, gloria, gloria al nostro Dio, amen, pace del Signore a tutti voi, amen, cari fratelli e sorelle, dovunque vi troviate, amen, amen. Saluto anche coloro, gloria al Signore, che ascolteranno questa riflessione su YouTube, amen, e vi invito anche voi a collegarvi in diretta qui su Facebook, se potete, quando potete, potete, alleluia, gloria a Dio, entrare liberamente nella mia pagina, amen, affinché possiate ascoltare anche voi insieme a tutti noi in diretta la parola del Signore, visto che Gesù ci ha dato questi strumenti, amen, come queste dirette che possiamo fare in un modo libero, in un modo gratuito, e perciò vogliamo usare alla gloria di Dio finché c'è ancora tempo, finché possiamo, finché abbiamo questa possibilità, amen. Gloria a Dio. Amen. Che la pace e la grazia del Signore sia con tutti voi, cari fratelli, sorelle, con le vostre famiglie, in tutta Italia, amen, del nord e del sud, amen, centro Italia, isole, dovunque vi troviate, anche all'estero, in Germania, in Belgio, in America, vi saluto nella gloriosa pace di Gesù Cristo. E questa riflessione, toccheremo proprio questo tema, la pace. La pace quale frutto dello Spirito. Amen. La vera pace, cari fratelli e sorelle in Cristo, è frutto dello Spirito. Quando noi viviamo nello Spirito, quando noi viviamo in piena armonia con Dio, quando noi viviamo in una profonda comunione con il Signore, noi possiamo sperimentare, alleluia, il glorioso frutto della pace. Amen. Fratelli, vivere senza pace è qualcosa di terribile. Ecco perché nel mondo le persone a volte si tolgono la vita, fratelli.
addirittura non vogliono più vivere, perché loro non hanno pace. E io posso testimoniarvi questo, perché quando ero nel mondo non avevo mai la pace. Ero un uomo, ero una persona sempre agitato, avevo l'ansietà dentro di me, avevo la paura, avevo l'oppressione, uno spirito maligno mi opprimeva del continuo. Io non sapevo, fratelli cari, cos'era la pace. E non volevo più vivere. La vita non, per me non aveva più senso. Non avevo pace. Né di giorno né di notte, perché di notte avevo gli incubi, non potevo dormire quasi. Ma quando è arrivato Cristo, il principe della pace, mi ha dato pace. Alleluia al Signore. Alleluia Gesù meraviglioso. Ha dato pace all'anima mia. Ha dato pace alla mia mente. Ha dato pace a questo cuore che era sempre travagliato. Mi ha dato pace. Alleluia, la pace del Signore, fratelli. Amen. Quanto è meravigliosa la pace del Signore. Quelli che l'hanno sperimentata lo possono dire, fratelli. Perché la pace di Dio è qualcosa di reale, di tangibile. Come ho detto sempre in queste riflessioni, la pace, come ogni buon frutto dello Spirito, non è un qualcosa di teologico, non è solo una dottrina, non è solo una teoria, fratelli. La pace del Signore è qualcosa di reale, di reale, di tangibile, di vero, che tu puoi sperimentare nel tuo cuore, nella tua mente, nella tua anima. Amen. Gesù Cristo è chiamato il principe della pace. Amen. Vogliamo iniziare questa riflessione leggendo dalla lettera ai Galati, quando parla del frutto dello Spirito. Amen. Galati, amati fratelli e sorelle, vi invito ad aprire. Alleluia, alleluia. Dio ci benedica insieme nel potente nome di Gesù. Amen. Gloria a Dio. Galati capitolo 5. Amen. Verso 22. Leggiamo riguardo al frutto dello Spirito. Amen. A Dio sia la gloria. Ora, il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Vogliamo rileggere? Ma il frutto dello Spirito è amore, amen, alleluia, gioia, gloria al Signore, pace. Pace, pazienza, eccetera, eccetera. Fratelli, la pace è frutto dello Spirito. Più noi, più tu, più io viviamo in comunione con lo Spirito Santo, in comunione con Dio, e perciò di conseguenza lontano dal mondo, lontano dalla carnalità, dal peccato, quando noi viviamo una vita consacrata nello Spirito di Dio, noi abbiamo la pace. Amen. Perché la pace è un glorioso frutto della comunione con Dio.
della pienezza dello Spirito Santo, della presenza di Dio nella nostra vita, più noi ci avviciniamo a Gesù e più possiamo avere la pace. Vi ricordate cosa disse Gesù? Vi do la mia pace. Alleluia. Gloria al Signore. Vi lascio la mia pace. Non come il mondo la dà. Questo è scritto nel Vangelo di Giovanni. Vogliamo leggerlo, vogliamo nutrirci della parola. Perché la pace viene, fratelli, dalla comunione con Dio, vivendo nello Spirito, in comunione col Signore, consacrandoci, avvicinandoci di più a Lui. E la pace viene anche dalla parola, come poi vedremo. La parola di Dio è fonte di pace. Amen. Cerchiamo la scrittura ancora, Giovanni 14, alla gloria e alla lode del nostro, gloria a Dio Signore, Gesù Cristo. Amen. Giovanni 14, carissimi fratelli e sorelle, amati da Dio, Giovanni 14, amen, alleluia, alleluia, verso 27, amen, alleluia. Ma il consolatore, scusate, io vi lascio la pace, verso 27, io vi lascio la pace, amen. E fratelli, la Bibbia dice nel libro del profeta Isaia, non c'è pace per gli empi. Avete mai letto quel verso? Non c'è pace per gli empi, cioè per quelli che vivono lontano da Dio, ma anche per i cristiani che non si consacrano a Dio, perché quella è l'empietà, dire di essere cristiani ma poi vivere nella carne, vivere nella mondanità, vivere superficialmente la vita cristiana. Allora non puoi avere la pace. Non c'è pace per gli empi, per i carnali, per i mondani. Ma chi vive in stretta comunione con Cristo, al di là delle difficoltà, delle battaglie, dei problemi della vita, che tutti abbiamo, possiamo avere la pace. Oh, alleluia, la pace del Signore, fratelli, la pace gloriosa di Cristo. Giovanni 14, 27, io vi lascio la mia pace, vi do la mia pace. Vi do la mia pace, io ve la do, non come il mondo la dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si spaventi. Fratelli amati, tramite la pace di Dio, gli spaventi vanno via. Amen. Qui dice, il vostro cuore non sia turbato. Mediante la pace di Cristo, le paure, i turbamenti, gli spaventi, le ansietà, le agitazioni vanno via dal cuore, dall'anima, dalla mente, perché noi viviamo in piena comunione con Lui e Lui ci dona, amen, la sua gloriosa pace. Amen. Gloria a Gesù Cristo. In un altro punto il Signore dice, vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Amen. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Questo ci insegna che mediante la parola di Cristo,
vi ho detto queste cose mediante i suoi insegnamenti, mediante la sua parola che parla ai nostri cuori, mediante la voce del Signore, la voce dello Spirito, noi possiamo avere pace. Giovanni 16, amen? Leggiamo Giovanni 16, alleluia, gloria al Cristo, gloria al Signore. Quanti dicono amen? Amen? Gloria a Dio. Giovanni 16, cari, verso 33. Amen? Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace. Pace. Amen, alleluia. In me. In me. Pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo. Come dice un'altra versione, fatevi coraggio. Alleluia. Oh gloria a Dio. Io ho vinto il mondo, dice il Signore. Fratelli, perché avere paura? Perché avere ansietà? Perché dare spazio, dare retta a quei pensieri che ci vogliono turbare? No, fratelli, ma che la pace di Cristo soprabbondi nei nostri cuori, ma noi dobbiamo vivere in comunione con Lui. Alleluia, noi lo dobbiamo cercare, noi dobbiamo pregare, noi dobbiamo vivere in comunione con Lui, dobbiamo vivere nella parola, meditare la parola, cibarci della parola, conoscere la parola, amare la parola. Vi ho detto queste cose, vedete, tramite la parola o gli insegnamenti che Cristo ci ha trasmesso, ci ha insegnato, ci ha detto e sono scritti qui, noi possiamo avere pace. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Ma se tu non leggi la parola, sorella, se tu non dedichi il tempo necessario alla parola, se tu non ti applichi a conoscere la parola, come puoi avere pace? Come puoi sperimentare la pace? Fratelli, quando noi iniziamo a venir meno nella parola, quando noi iniziamo a distrarci dalla parola, lo dico anche per esperienza, quando noi iniziamo a distaccarci dalla parola e non prestiamo più la dovuta attenzione, noi iniziamo a perdere la pace, fratelli. Il cuore inizia a turbarsi, ad appesantirsi. Il cuore inizia a perdere quella serenità, quella tranquillità, quella pace. Perché quando ci allontaniamo dalla parola, non c'è più quella pace, fratelli. Allora noi vogliamo rimanere attaccati alla parola, vivere in comunione con la parola, meditare la parola, come stiamo facendo adesso, e non solo, ma anche nella nostra intimità, meditare, leggere, leggi, prendi un salmo, leggi, alleluia, fatti guidare dallo Spirito Santo, amen. Alleluia, che il Signore ci aiuti a meditare la parola di più. E come ho detto ieri, non solo qui, fratelli, non basta solo qui, gloria a Dio per queste riflessioni, ma queste riflessioni sono solo un complemento, un aiuto in più, uno strumento in più che Dio ci dà, ma noi dobbiamo riflettere la parola, meditare la parola, leggere la parola, meditarla nella nostra intimità. E allora tramite la parola di Gesù Cristo noi abbiamo pace, una grande pace, come leggeremo adesso nei Salmi. Vi ho detto
queste cose affinché abbiamo pace, affinché abbiate pace in me. Ossia che è la parola di Cristo che ci dà pace, non la parola dell'uomo, non la parola del predicatore, non i discorsi umani, le dottrine umane, le interpretazioni umane non ti possono dare pace. Anzi, le parole umane, i discorsi umani, le dottrine umane che stanno dilagando nel mondo, le interpretazioni umane portano solo contesa, discussioni, vane dispute di parole, come dice l'apostolo Paolo, ispirato da Dio. Ma è la parola di Dio, fratelli, le parole di Cristo, gli insegnamenti di Gesù, la dottrina di Dio, la parola di Dio che ci dà pace. Ecco perché noi dobbiamo rimanere nella dottrina, fratelli, nella parola biblica, nella dottrina biblica. Ecco perché il Dio, amen, fino dai tempi antichi, diceva al suo popolo, ai suoi servitori: non allontanarti da essa, non ti deviare né a destra né a sinistra, che questo libro della legge, che la parola di Dio, non si diparta mai dalla tua bocca, dal tuo cuore, non si allontani mai da te, ma meditalo, gloria a Dio, giorno e notte, cioè in ogni tempo, in ogni situazione, giorno e notte, nel bene o nella difficoltà, nella serenità o nella prova, giorno e notte, quando ti trovi immerso nella luce, giorno, o quando passi il momento del buio, notte, meditalo giorno e notte. Alleluia. E allora tu avrai la pace, allora tu sarai benedetto, allora tu avrai successo in ogni cosa che farai, dice il Signore. Allora, cari fratelli, è la parola di Dio che produce pace. Amen. Più noi conosciamo Dio, più noi conosciamo la parola di Dio, e la pace cresce, fratelli. Tu puoi sperimentare, puoi sentire come certi pensieri che ti turbavano scompaiono. Certe paure, certe ansietà iniziano a dissolversi, a dileguarsi. È una pace che tu non conoscevi, una presenza meravigliosa. Lo Spirito di Dio ti ricolma di pace, perché la pace è frutto dello Spirito. Amen. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Caro fratello, cara sorella, stiamo noi veramente sperimentando questa pace? Stiamo vivendo in questa pace? Ho detto, anche se abbiamo tribolazioni, problemi, avversità, momenti difficili, li abbiamo tutti, ma il Signore dice: mediante le mie parole potete avere pace in me. Amen. La pace che il mondo non dà, ma che dà soltanto Gesù Cristo. Vogliamo leggere ancora per confermare questa parola, gloria a Dio, nel Salmo. Amen. Vi invito ad aprire Salmo 119, e c'è un bellissimo, un prezioso verso in quel Salmo. Salmo 119 è una parola che sta molto a cuore, che mi sta molto a cuore, e vi voglio condividere, perché è una grande promessa, fratelli, una grande verità. Salmo 119, amen, che tra parentesi è il capitolo più lungo dell'intera Bibbia, è il capitolo più lungo, amen, ed è proprio un salmo che parla della grandezza
della gloriosa grandezza della parola di Dio. È un salmo che parla continuamente delle virtù, delle meraviglie della parola di Dio. E non è un caso se il capitolo più grande dell'intera Bibbia, più lungo, e se voi fate caso, si trova al centro della Bibbia. Non è un caso, fratelli. Amen. Gloria a Dio. Salmo 119, alleluia, a Dio sia la gloria, verso 165, è una parola meravigliosa, a Dio sia la gloria, amen, dice così: grande pace, oh alleluia, grande pace, grande pace hanno quelli che amano la tua legge, e non c'è nulla, amen, non c'è niente che li possa far cadere. Sorella, afferra questa promessa. Fratello, afferra questa verità. Amen. Grande pace, fratelli, alleluia. Tu e io possiamo avere una grande pace, una grande pace, amati fratelli e sorelle. Grande pace hanno quelli che amano. Ecco, fratelli, questa parola è molto importante. Grande pace hanno quelli che amano la tua legge, ossia la tua parola, la tua verità. Fratelli, questa è una promessa di Dio per quelli che amano la sua parola. Noi dobbiamo amare la sua parola. Noi dobbiamo veramente, fratelli, con tutto il cuore, amare la parola di Dio. Perché essa ci ha dato la vita, essa ci ha fatto conoscere il Signore. Fratelli e sorelle, come potevi tu o io conoscere Dio se non avevamo la parola? Vedete, la parola, fratelli, è la cosa più importante. Il vero popolo di Dio deve vivere per mezzo di questa parola. Amen? Ma purtroppo oggi molti si stanno allontanando dalla parola, dalla rivelazione biblica, dalla parola ispirata. Molti si stanno distaccando dagli insegnamenti biblici e stanno dando retta, fratelli, a tanti discorsi. State attenti a tanti ragionamenti, a tante dottrine, e tanti stanno dando retta a cosiddette rivelazioni, nuove rivelazioni, rivelazioni extra bibliche. Tanti vogliono ascoltare profezie, profezie di qua, di là. Vanno a destra, a sinistra in ricerca di profezie, che arrivi un uomo, un profeta, un predicatore e li profetizzi. Loro vogliono udire tante profezie, ma non vogliono leggere la parola di Dio. La più grande profezia è qui. La più grande parola profetica è qui. Il più grande profeta che ti può parlare è qui. La parola ispirata da Dio, la Sacra Bibbia, la Scrittura, la rivelazione. Non ci sono altre rivelazioni, fratelli. Io credo che Dio può parlare, ascoltate, voglio spiegarmi bene, amen, alleluia, affinché nessuno dica che non credo alle rivelazioni, cioè ai doni spirituali. Io credo, fratelli, ma sto parlando di altre cose, amen. Io so che state capendo. Io credo ai doni spirituali, amen, alleluia, e li ho sperimentati per la grazia di Dio. Io credo che Dio può usare un suo strumento, un fratello, una sorella, pieni di Spirito Santo,
per darmi una parola profetica, per edificarmi, incoraggiarmi, esortarmi. Io credo alle parole dei doni spirituali. Io credo pienamente, fratelli. Amen. E poi un giorno faremo qualche studio su questo, i doni dello Spirito. Ma io credo, prima di tutto, che la più grande profezia è qui. Se qualcuno ti viene a dare delle parole profetiche, dei cosiddetti messaggi, ma si allontanano dalla parola di Dio, fratelli, non li credere, non li accettare, rigettali. Amen. Noi dobbiamo amare questa parola, fratelli. Ecco perché stiamo facendo anche queste riflessioni. Amen. Perché amiamo la parola. Perché vogliamo stare saldi nella parola di Dio. Perché vogliamo conoscere sempre di più la parola, fortificarci nella parola, che vuol dire edificare sulla roccia, e allora lì avremo la pace. Perché Gesù ha detto: anche se vengono le tempeste, vengono i venti contrari, viene l'uragano, quella casa sulla roccia non crollerà, non cadrà, perché vedete c'è pace. Ma se la casa crolla, non c'è più la pace. Se la casa crolla, vuol dire che non era sulla roccia, era sulla sabbia. Sulla sabbia, che vuol dire le parole umane, i concetti umani, le dottrine umane, le interpretazioni umane, le filosofie umane. Fratelli, fuggiamo da quelle cose. Rimaniamo saldi nella parola. E ti voglio dire una cosa. Amen. Se tu, cara sorella, caro fratello, in questo momento vivi in un posto, vivi in qualche città, in qualche paese dove purtroppo non c'è una comunità evangelica, oppure ci sono comunità evangeliche che si sono deviate, si sono corrotte dalla sana dottrina, come tanti mi dicono, tanti fratelli anche dall'estero, dalla Germania, dal Belgio, mi hanno qualche volta dialogato, parlato delle sorelle, dei fratelli, dicendomi: fratello, qui non abbiamo delle comunità. Le comunità si stanno corrompendo, si stanno deviando dalla sana dottrina. Allora io ti voglio dire, anche se tu o io, perché anche a me è capitato, per qualche motivo che non dipende da noi, per qualche motivo non riusciamo a radunarci in qualche comunità, perché forse non ci sono delle comunità evangeliche, non ci sono delle chiese evangeliche in qualche paese, in qualche città, non ci sono delle comunità, oppure non ci sono delle buone comunità. Ci sono, come ho detto, delle comunità purtroppo che si sono modernizzate, mondanizzate, distaccate dalla vera dottrina biblica, e tu senti che non ti edifichi, non ti senti bene in quei luoghi. Ti voglio dire, se tu ti trovi in questa situazione, in un luogo che non ti puoi radunare in una comunità, ma ti voglio dire, se tu stai saldo nella parola, se tu vivi nella parola, se tu sei stabile nella parola, rimani attaccato alla parola, anche se per adesso momentaneamente non trovi una comunità, ti voglio dire, tu sei nella presenza di Dio, sei vittorioso, sei vittoriosa, la grazia di Dio è su di te, non temere, non ti preoccupare, perché è la parola che ci dà la vita, fratelli. La parola è la roccia, la parola è la forza del credente, alleluia, la parola di Dio. Amen. Vi voglio dire, nel passato tanti uomini di Dio non hanno avuto una comunità dove radunarsi, non hanno avuto, diciamo così, una bella chiesa, non hanno avuto un luogo dove radunarsi per vari motivi, ma ti voglio dire, quegli uomini erano pieni della grazia e dell'unzione di Dio. Vi do un esempio: Paolo in prigione, alleluia, aveva la gloria di Dio
vicino a sé, aveva la presenza, l'unzione e aveva la pace, anche in carcere. Quanti dicono amen? Quanti dicono gloria a Dio? Amen, Signore, alleluia. Paolo, gloria a Cristo, pur trovandosi in carcere, era ripieno della grazia. Fratelli, è in carcere, lì non aveva una comunità. Non c'era qualcuno, diciamo così, che gli predicasse, che lui poteva ascoltare. O forse sì, non lo sappiamo. Ma lui in quei momenti non aveva una comunità dove radunarsi, eppure era pieno dell'unzione, della gloria. Vi do un altro esempio. Giovanni nell'isola di Patmos. Alleluia, alleluia, oh gloria a Dio. Giovanni, alleluia, nell'isola di Patmos non aveva una comunità in quella circostanza particolare. Non aveva una chiesa dove radunarsi. Fratelli, ma Giovanni vide la gloria di Dio. Vide Gesù risorto. Vide il Cristo glorificato, Giovanni, nell'isola di Patmos. Perciò tu e io non possiamo avere scuse. A volte diciamo, ma sai, non ho una chiesa. Qui non ci sono comunità. E allora ti raffreddi per quello? No, non puoi. La parola è presso di te. La parola è nel tuo cuore, nella tua bocca. La parola di Dio ti dà la vita. La parola di Dio ti dà la potenza. Fratello, sorella, è la parola di Dio che ci dà il fuoco, la gioia, la pace. Non dobbiamo dire, ma non ho una chiesa qui, qui non c'è una comunità. Neanche Daniele in Babilonia. Daniele in Babilonia non aveva una comunità. Daniele in Babilonia non aveva una comunità dove radunarsi. Eppure lui era pieno della grazia. Fratelli, con questo non voglio dire che non ti devi radunare, no. Non voglio essere frainteso. Lo so che chi capisce sa quello che sto dicendo. Ma se tu ti trovi in una circostanza, in un luogo, in un momento che non c'è una comunità, tu ugualmente, allo stesso modo, puoi essere ripieno della grazia, della gloria, dell'unzione, della presenza, della pace. Puoi essere vittorioso, stabile, benedetto, perché vivi nella parola, perché leggi la parola, mediti la parola. Vi voglio dare un altro esempio, fratelli. La storia racconta di un uomo, un predicatore, che visse nella Romania, negli anni 60, anni 70, un caro fratello, un servo di Dio, Richard Wumbart, se non sbaglio il cognome. Ora il nome perfetto mi sfugge, penso che lo conoscete. Un uomo, fratelli, ascoltate. Ho ascoltato la testimonianza, è molto potente. Lui era un pastore che ministrava la parola di Dio in Romania, quando in Romania c'era la dittatura. Wumbrand, amen. Dio ti benedica, sorella Anna, nel nome di Gesù. Alleluia. Richard Wumbrand. E questo servo di Dio in Romania fu perseguitato, incarcerato tante volte e addirittura torturato per Cristo, per l'Evangelo, perché lui amava Dio, serviva Dio sotto quel regime diabolico comunista. E questo pastore Wumbrand fu incarcerato a motivo della parola di Dio, lo imprigionarono e il governo che c'era lì in Romania lo portò in prigione e ovviamente purtroppo lì in prigione lo maltrattavano. E questo caro pastore ha raccontato una testimonianza. Fratelli, non vorrei sbagliare, se sbaglio scusatemi,
ma mi sembra che lui, ascoltate, una forte testimonianza, un incoraggiamento, fratello. Alleluia. Oh, gloria a Dio. Alleluia. E questo pastore racconta che è stato 14 anni imprigionato in una cella isolata, sotterranea, sotto quel regime diabolico nella Romania degli anni 60-70. E questo pastore racconta che è stato lì imprigionato in una cella, in una prigione sotterranea, 14 anni. Ma dice che in quel luogo buio, freddo, dove lui era lì tenuto in prigione, dice che in quel luogo vide la gloria di Dio come non l'aveva mai vista altrove. Alleluia! Dice che in un momento, questo pastore racconta, lui non sa se era giorno, se era notte, perché lì non c'era luce, era tutto buio. Era un luogo sotterraneo dove l'avevano incarcerato, imprigionato, tenuto lì in isolamento, questo pastore in prigione. Dice che in un momento, ripeto, lui non sa se era giorno o le notte, ma dice che un giorno lui era lì in quella cella sotterranea, fratello. Alleluia. Era tutto buio, ma all'improvviso i muri della cella iniziarono a brillare, a diventare bianchi, lucidi. Alleluia! In un momento i muri della prigione iniziarono a risplendere con una luce e lui iniziò a vedere, fratelli, la gloria di Dio come una nuvola gloriosa, una luce potente, soprannaturale. Io lo credo. Amen. Quanti lo credono? Alleluia. Oh, recala bashara machea. Alleluia, potenza di Dio. Oh, gloria. Alleluia. E in quel luogo Richard Wurmbrand, quel servo del Signore, a Dio sia la gloria, in quella prigione sotterranea, lui vide i muri della prigione risplendere, brillare, vide la luce, la gloria di Dio e la voce dell'Eterno. Ascolta, la voce di Dio li parlò, fratelli, e lui racconta questa esperienza meravigliosa, come Dio gli fece vedere la gloria. Eppure in quel luogo, fratelli, Wurmbrand non aveva una comunità, non aveva una grande chiesa, era in un luogo sotterraneo, in una prigione sotterranea. La gloria di Dio, fratelli. Amen. Gloria a Dio. Alleluia. 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 Fratelli, è la parola che ci fa vedere la gloria di Dio. È la parola di Dio che ci dà la pace. La pace. Anche se tu adesso ti trovi in un luogo o in una situazione che non trovi una comunità, una buona, una vera, una sana comunità evangelica, ma tu puoi rimanere nella parola, tu puoi vivere nella parola, nella presenza, nella gloria di Dio, non ti abbattere, è la parola. Amen. Grande pace. Grande pace hanno quelli che amano la parola. Stiamo parlando del frutto dello spirito, la pace. Salmo 119, versetto 165. Grande pace. Grande pace. Alleluia. E quei servi hanno avuto grande pace, fratelli, anche in quelle situazioni. Paolo in prigione,
Giovanni Apostolo nell'isola di Patmos, Daniele nel fosso dei leoni, amen, ve ne potrei dire tanti, Geremia che lo buttarono nella cisterna, aveva grande pace, alleluia, alleluia, Richard Wurmbrand nella prigione sotterranea aveva grande pace, lui racconta che lì pregava, aveva del tempo a disposizione, alleluia, e vedeva la gloria di Dio. Grande pace hanno quelli che amano la tua legge. E ascoltate, non c'è nulla, nulla che ti farà cadere. Quando tu ami la parola di Dio, hai grande pace e niente ci farà cadere. Qui lo dice la Bibbia. Non c'è niente, non ci sarà diavolo, non ci sarà demone, non ci sarà avversità, non ci sarà prova, non ci sarà malattia, non ci sarà scoraggiamento, non ci sarà niente che ti farà cadere, ma tu avrai una grande pace, la pace di Cristo, perché ami la parola, ama la parola, fratello, alleluia, sorella, amiamo la parola di Dio, stiamo saldi nella parola, viviamo nella parola. Questa grande pace, amati nel Signore, questa gloriosa pace, questa benedetta pace, la possono avere soltanto quelli che amano la parola. Qui è specifico, è chiaro. Grande pace hanno quelli che amano la tua legge, ossia che non tutti purtroppo sperimentano questa pace. Anche nelle chiese, anche in mezzo a noi, anche in mezzo al popolo di Dio ci sono alcuni che non sperimentano questa grande pace, non hanno questa grande pace, non godono di questa grande pace. Sapete perché? Perché non amano la parola. Chi non ama la parola non può godere o gustare o sperimentare questa grande pace. Chi non ama la parola non può godere questa grande pace. Noi dobbiamo amare la parola, fratelli, ho detto, anzi la Bibbia dice amare la parola. Non basta solo ascoltare. Tanti ascoltano, potrebbero ascoltare chiunque, ma quanti amano la parola? Alleluia. Oh fratelli, che il Signore ci aiuti a amare la sua parola. Alleluia. Come quegli uomini, padre, sì Signore, quegli uomini che sono disposti, sono stati disposti perfino a morire per la parola. Sono stati disposti a pagare un caro prezzo per l'Evangelo. Non hanno rinunciato, fratelli, alla parola, ma sono stati disposti a rinunciare alla loro vita materiale. Uomini che amavano la parola. Amavano. Amavano la parola di Dio. E noi oggi, qui nel 2017, in questi tempi moderni, in questi tempi così tecnologici, questi tempi difficili, dobbiamo ritornare ad amare la parola. Oggi purtroppo nelle comunità ci sono cristiani che vanno senza Bibbia, fratelli, sapete voi. Ci sono credenti che vanno senza Bibbia ai culti. Loro portano il tablet adesso, hanno la Bibbia nel tablet. No, fratelli. Rimaniamo nei sentieri antichi, alleluia, abbiamo la Bibbia, abbiamo la parola scritta, amen, apriamo le pagine, amen, abbiamo, cerchiamo la parola, perché quando tu e io apriamo la Bibbia, il Signore apre i cieli, apre i nostri cuori, il Signore apre, alleluia, una porta spirituale. Amen. Noi dobbiamo amare la parola, fratelli. Vuoi avere grande pace?
caro fratello, ama la parola. Non basta solo ascoltarla, non basta solo conoscerla, amen, parlo anche per me, non basta solo predicarla, non basta solo predicare, dobbiamo amare la parola. Chiedi al Signore, Signore aiutami ad amare, amare la tua parola. Oh Padre, mio Dio, mio Signore Gesù Cristo, aiutami. Io voglio amare la tua parola, insegnami ad amare la tua parola. Aiutami ad amare la tua parola, amare la tua parola, alleluia. Oh Padre, nel nome di Gesù aiutaci Padre, aiuta i miei fratelli. Aiuta le mie sorelle ad amare la parola, amare la parola, amare, alleluia, la parola di Dio, fratelli. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me, dice il Signore. Amen. Grande pace hanno quelli che amano la tua legge, e non c'è nulla che li possa far cadere. Vuoi avere grande pace, fratello, sorella? Vuoi avere grande pace? Ama la parola. Inizia ad amare la parola. E se già la ami, continua ad amare la parola. Continuiamo ad amare la parola. Amiamola ancora di più. Amiamola ancora di più. Amen. Grande pace possiamo avere mediante la parola di Dio. Vogliamo leggere ancora un altro brano prima di finire? Amen. La pace, amen. Come possiamo avere la pace? Romani 5, alleluia. Romani 5, verso 1. Questo è un altro verso molto importante, fratelli. Amen, che dobbiamo sempre ricordarci nel nome di Gesù. Alleluia, Gesù. Amen. Gloria a Cristo. Romani 5:1 dice: giustificati dunque per fede, abbiamo pace. Ripeti insieme a me. Abbiamo pace. Abbiamo pace con Dio. Con Dio. Per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Gloria al Signore. Giustificati. Dunque, per fede, abbiamo pace con Dio. Per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Fratelli, mediante questo noi possiamo avere pace, mediante la giustificazione. Quando Dio ci libera dai nostri peccati, quando Dio cancella le nostre iniquità, per fede. Amen. Ma chi vive nel peccato, chi vive nella carne, chi vive nell'impurità, chi vive nell'iniquità, fratelli, non può avere pace. E anche per i cristiani è così. Se noi, pur essendo già stati lavati nel sangue di Gesù, ritorniamo a fare quelle cose o ad aprire le porte al peccato, diamo spazio alla carne, al mondo, noi perdiamo la pace. La pace rimane con noi quando noi siamo giustificati per fede mediante il nostro Signore Gesù Cristo. Noi abbiamo pace con Dio, pace in Dio. Abbiamo la pace di Dio, pace con Dio, quando siamo giustificati. E qui, fratelli, ci parla anche di ravvedimento. Se non c'è un vero ravvedimento, se non c'è un vero pentimento, le persone non possono avere la pace, perché i loro peccati
li incolpano. I loro peccati macchiano la coscienza. I loro peccati li tormentano, li accusano, li opprimono. Il peccato ti schiaccia, ti appesantisce. Se tu non ti ravvedi, non puoi avere pace con Dio. Se io non mi ravvedo, fratelli, e ogni giorno dobbiamo ravvederci. Ogni giorno dobbiamo ravvederci. Dobbiamo vivere nel ravvedimento. Ogni giorno dobbiamo chiedere perdono a Dio. Amen. Dobbiamo vivere, sperimentare ogni giorno un ravvedimento. Perché ogni giorno, fratelli, siamo, alleluia, purtroppo, in un mondo che a volte ci contamina. A volte senza volerlo veniamo meno, senza volerlo pecchiamo. A volte nei pensieri, senza accorgercene, pecchiamo. E allora abbiamo bisogno di ravvederci e di essere, alleluia, ancora un'altra volta rinnovati, purificati. Amen. E allora noi possiamo serbare la pace, mantenere la pace, custodire la pace. Ma se tu inizi a trascurare questo, inizi a dare spazio al peccato, ai peccatucci, questo è non è niente, un peccatuccio. Se tu inizi a dare spazio alla carnalità, alle cose umane, alle cose terrene, alle cose mondane, e non ti accorgi che ti stai deviando dalla grazia, ti stai allontanando piano piano, stai dando spazio a quelle cose che ti contaminano, a quei pensieri, dai spazio alla carne, al peccato, allora perdi la pace. Ti è mai successo? A me mi è successo. Perdiamo quella pace, quella serenità, diventiamo agitati, oppressi, appesantiti. Ma qui dice: giustificati per fede abbiamo pace mediante Gesù Cristo nostro Signore. Ogni giorno noi dobbiamo ravvederci, chiedere perdono a Dio. Ogni giorno, in un certo senso, dobbiamo essere giustificati. Ogni giorno dobbiamo essere rinnovati, purificati, per mantenere la pace. Solo così possiamo mantenere la pace. Ebrei 12:14 dice: procacciate, ricercate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Ossia che la pace la dobbiamo mantenere, fratelli, ravvedendoci giorno per giorno, purificandoci giorno per giorno nella presenza del Signore, vivendo in comunione con Lui giorno per giorno. Noi manteniamo la pace del Signore. Amen. Alleluia. Alleluia. Manteniamo la pace del Signore. Gloria a Dio. Come dice la scrittura, custodisci il buon deposito che è in te mediante lo Spirito Santo. Vogliamo leggere un altro brano? Amen. Stiamo per finire, cari nel Signore, questa riflessione sul frutto della pace. Amen. Alleluia. Filippesi capitolo 4, e qui vedremo un altro grande insegnamento sul come noi possiamo mantenere la pace, avere questa grande pace in Dio. Amen. Filippesi capitolo 4, verso 6. Ascoltate, cari fratelli e sorelle, gloria a Dio. Amen. Filippesi 4, verso 6.
non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera, supplica con ringraziamento. Non siate in ansietà per cosa alcuna, cioè non preoccupatevi, non agitatevi, non lasciate che le preoccupazioni vi assillino, vi stressino, vi agitino. Non essere preoccupato per niente, confida nel Signore. Ma in ogni cosa le vostre richieste, e qui parla di preghiera, di comunione con Dio, di comunione con lo Spirito Santo, vivere in contatto con Lui, confidare in Lui, pregare il Signore, cercare il Signore. E poi dice, guardate il risultato di tutto ciò, di pregare, di cercare, di confidare in Dio. Verso 7, è la pace di Dio, la pace di Dio che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. In Cristo Gesù. Amen. E la pace del Signore, la pace di Dio che sorpassa, cioè va al di là di ogni nostra immaginazione, è una pace soprannaturale, è una pace grandiosa, una pace straordinaria. Alleluia, alleluia. Non essere in ansietà, non ti affliggere, non ti abbattere, non ti turbare, non essere assillato nella tua mente. Ma perché ti preoccupi? Non hai tu il Signore vicino a te? Perché ti preoccupi? Non c'è Cristo vicino a te? Non c'è il Signore? Lo Spirito Santo? Allora perché preoccuparsi? Fratelli, vi voglio dire questo. Apro questa parentesi, molto importante. Se il Signore è con noi, chi sarà contro di noi? Perché agitarsi? Perché preoccuparsi? Succeda quel che succeda, la nostra vita è di Cristo. Dice la Bibbia, sia che viviamo o sia che moriamo, siamo del Signore. Perché agitarsi? Perché affliggersi? Perché avere le paure, le ansietà, le preoccupazioni? No! Fratelli, la Bibbia dice, per me il vivere è Cristo, il vivere è Cristo e il morire è guadagno. Ascolta, per me il vivere è Cristo e il morire è guadagno. Questo vuol dire che la nostra vita è Cristo e se moriamo è un guadagno per noi. E allora che paura puoi avere? Se in questa terra la cosa più brutta, ascolta, la cosa più brutta che può cadere a un uomo carnale, a un uomo del mondo, fratelli, per la gente del mondo la cosa più brutta, la cosa più paurosa, la cosa più che la gente ha paura è la morte, è vero? Ma per noi in Cristo il morire è guadagno. Se io muoio, io guadagno. Amen. Alleluia. Vedete che ho la gioia, fratelli. Alla gloria di Dio. Allora perché avere ansietà? Perché avere paura, sorella? Di cosa hai paura? Perché ti agiti? Perché ci preoccupiamo? Se per noi, perfino la morte, la cosa più brutta per gli esseri umani, la cosa più spaventevole per gli esseri umani, per noi è guadagno, per noi è una benedizione, alleluia, per noi il morire con Cristo è una grande gioia perché andiamo con Lui. Se perfino la morte per i cristiani è guadagno, di che cosa ci dobbiamo spaventare, fratelli, di che cosa dobbiamo temere?
Dimmelo tu, fratello. Scrivimi un motivo per il quale devi essere agitato. Scrivimelo. Non ci sono, fratelli. Perché per noi perfino la morte è un guadagno. Alleluia, Cristo è la mia vita. Se io muoio adesso, io guadagno, gloria a Dio. È un grande guadagno. Andalama che ashiribi che. Alleluia, il nome del Signore. La morte è guadagno per i figli di Dio, per le figlie di Dio che vivono nello Spirito. E allora perché temere? Perché essere agitati? Perché dobbiamo preoccuparci? Fratelli, se per noi il vivere è Cristo e perfino il morire è guadagno. Alleluia, è guadagno. Nel nome di Gesù. Amen. Perciò, fratelli, non siate in ansietà. Non siamo in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa presentiamo le richieste a Dio. Preghiamo a Dio e poi dice con ringraziamento. Non ti dimenticare di ringraziare. Che a volte noi preghiamo, facciamo una lista, tra virgolette, delle spese. Signore, dammi questo, Signore, ho bisogno di questo, Signore, voglio questo. E quando è che ringraziamo il Signore? Alleluia. Fratelli, non dimentichiamoci di ringraziare il Signore. Tutto questo coopera alla nostra pace. Io sto parlando del frutto dello Spirito, della pace. Amen. Alleluia. Perciò non essere in ansietà, fratelli. Non essere in ansietà, fratello, che sei lì. Vai. Caro, amato da Dio. Se tu sei in Cristo, Cristo è la tua vita, Cristo è la tua forza, Cristo è la tua pace, Cristo è la tua salvezza, la tua vittoria, Lui è tutto per noi e anche la morte per noi è guadagno, è una benedizione, è una vittoria, perché noi andiamo in un luogo meraviglioso, in un luogo migliore, andiamo con Cristo. Alleluia, alleluia. Non temere, chiesa, amato fratello, amata sorella, non temere, ma presenta ogni cosa in preghiera a Dio. Vivi in contatto con Dio, la preghiera è contatto con Dio. E ringrazia, lodalo, perché Lui dimora fra le lodi del suo popolo. E poi per finire voglio leggere. Amen, amen, alleluia. Dice Filippesi 4:7, e la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, amen, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. La tua mente, il tuo cuore saranno protetti. Perciò, cari, vivendo in contatto con Dio, noi abbiamo questa grande pace, la pace del Signore, alleluia, che protegge, custodisce, conserva i nostri cuori e le nostre menti, cioè la nostra vita spirituale è completamente protetta. Non temere, protetta. Alleluia, amen, gloria al Signore. Dice ancora il verso 8, per il resto, fratelli, tutte le cose veraci, amen, tutte le cose veraci, tutte le cose che sono onorevoli, tutte le cose che sono giuste, cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, alleluia, tutte le cose che sono di buona fama, se vi è qualche virtù e se vi è qualche lode, pensate a queste cose. Fratelli, se noi vogliamo avere la pace, dobbiamo pensare alle cose spirituali, dobbiamo pensare alle cose di Dio,
Dobbiamo pensare alle cose celesti, dobbiamo pensare a Cristo. Amen? Dobbiamo pensare in un modo spirituale con l'aiuto di Dio. Sai quando tu perdi la pace? Quando tu pensi alle cose carnali, quando tu pensi alle cose terrene, ascolta, quando tu pensi alle cose del mondo, alle cose carnali, tu perdi la pace. Ma come dice qui, se noi pensiamo alle cose celesti, alle cose spirituali, se noi pensiamo alle cose di Cristo Gesù, noi abbiamo la pace in abbondanza, gloria a Dio. Alleluia. Alama sharama che. Abbi pace in questo momento. Amen. Verso 9 per finire. Quelle cose, vedi, parla delle cose spirituali, della parola di Dio, delle cose che il Signore ci insegna, ci parla. Quelle cose che avete imparato, amen, e adesso pregheremo nel nome di Gesù. Quelle cose che avete imparato, ricevuto e udito da me e veduto in me, fatele e il Dio della pace sarà con voi. Alleluia! Il Dio della pace sarà con voi. Ripeto, il Dio della pace sarà con te, fratello. Il Dio della pace sarà con te, sorella. Il Dio della pace sarà con te. Quando tu pensi alle cose spirituali, quando tu pensi alla sua parola, quando tu segui la sua volontà, i suoi insegnamenti, le sue vie, alleluia, le vie del Signore sono le vie della pace. Le vie della pace. Amen. Invocalo insieme a me in questo momento. Abbi pace. Rakalama Shaya. Abbi pace. Shalom Adonai. Shalom Adonai. Shalom Adonai. Invoca il Signore lì, fratello. Chiedi la pace. Il Signore della pace è con te. Non temere. Shalom, 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 alleluia. Il saluto dei figli del Signore. Lodalo, lodalo. Shalom, shalom. Dai spazio allo Spirito Santo. Non dare spazio ai pensieri negativi. Non dare spazio alla carne. Non dare spazio a questo mondo. Dai spazio alla presenza, allo Spirito di Dio. Alla lasciare la carne. Shalom Alele, pace con tutti, a lasciare la mia, Gesù è il principe della pace, alla Bastia, Shalom Alele, alleluia, pace con tutti, vogliamo la pace, Signore, vogliamo stare in comunione con te, alleluia, alleluia, alleluia. Shalom Aleichem, Shalom, alleluia Adonai, alleluia, alleluia, amen. Shalom, invocalo, invocalo, gloria a Dio, pregalo, pregalo, non dare spazio a quei pensieri, digli, Signore Gesù Cristo, liberami, Signore Gesù, io voglio te, io voglio la tua pace, la tua pace. Gesù, perdona i miei peccati, purificami, aiutami a stare vicino a te. Shalom, amen. Shalom, shalom, ricevi la pace. Questo è il saluto dei figli del Signore. Shalom, alleluia. Shalom, 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 e il desiderio cresce nel fondo del cuore. Shalom. E tutto il mondo si programma con amore. Amen, alleluia. Shalom, pace a tutti. Gli occhi
saluto con l'amore del Signore. La pace, la pace, la pace. Shalom, anche di pace per tutti. Io ti saluto nell'amore. Alleluia. Invoca il nome del Signore. Alleluia. Alleluia, prega. Alleluia. Prega. Lascia i tuoi pesi. La pace del Signore, alleluia, alleluia, shalom, alleluia, gloria a Dio, alleluia. Lascia i tuoi pensieri ai piedi del Signore, lascia le tue preoccupazioni ai piedi del Signore, lasciamo le ansietà ai piedi del Signore, lascia tutto, aggrappati a Cristo, prendi forza nel tuo Dio, perché il tuo Dio, il mio Dio, è il Dio della pace, alleluia, egli è il Dio della pace. Se Dio è nel tuo cuore, tu devi avere la pace, devi avere la serenità, devi avere l'armonia, vivi in comunione con Lui, invocalo ancora. Invocalo ancora, alleluia, alleluia. Dì, dammi la pace, Gesù. Ho bisogno di pace. Aiutami a vivere in comunione con te. Aiutami ad amare la tua santa parola. Voglio amare la tua parola, perché la tua parola, Signore, mi dà grande pace. Grande pace c'è per quelli che amano la sua parola. E nulla li farà cadere. Alleluia. Pregalo, pregalo. Alleluia, ancora gloria a Dio. Shalom, shalom, shalom. Mamma, shalom a te. Il desiderio cresce dal fondo del cuore. Shalom, shalom, shalom. Alleluia. Per tutto il mondo. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Shalom valente, pace a tutti, io ti saluto nell'amore del Signore. Ai nostri cuori, Padre. Shalom valente, pace per tutti, togli l'ansietà, io ti saluto nell'amore del Signore. Togli le preoccupazioni, Padre, allontana. Alleluia, alleluia. Shalom Aleichem, la pace del Signore. Alleluia, alleluia. Shalom Aleluia, gloria a Dio. Amen, dai gloria a Dio. Alleluia, il Signore è potente da togliere l'ansietà dalla tua vita, da togliere le preoccupazioni. Lui toglie le paure. Lui toglie i pesi, Lui toglie via ogni male dalla tua vita, alleluia, alleluia, pregalo, pregalo, alleluia. Questo è il saluto. Gloria al Signore, alleluia. Anda la lasciare le cari, benedetto, benedetto il nome del Signore, alleluia. Anda la lasciare le cari. Shalom, shalom, e tutto il mondo si chiama con l'amore. Shalom, Alem, pace a tutti, io ti saluto nell'amore del Signore. Shalom, alleluia, la pace nel nome di Gesù, via alleluia, ogni ansietà vada via nel nome di Gesù. Shalom, alleluia, gloria a Dio. Sia la pace, la presenza dello Spirito Santo. Oh Padre, riempi i nostri cuori, la presenza dello Spirito Santo rinnovi i nostri cuori,
fortifichi i nostri cuori, custodisci i nostri cuori, i nostri pensieri con la tua pace. Ti ringraziamo, alleluia, ti lodiamo, ti benediciamo, ti innalziamo. Tu sei grande, sei meraviglioso. Oh, grazie Padre ancora per questa parola, Signore. Grazie per la tua divina presenza. Alleluia. Grazie, oh Dio, Signore dei Signori, perché tu ti prendi cura di noi. Noi non temeremo, Signore, perché tu sei con noi. Tu sei il nostro rifugio, Gesù Cristo, la nostra salvezza. E in te possiamo riposare, essere sereni, fiduciosi, tranquilli, pieni della tua pace. Signore, che questa parola rimanga piantata, radicata nei cuori, Signore, e porti dei grandi frutti per la tua gloria, la tua lode. Benedici ogni fratello, Signore. Alleluia, Padre. Ti ringraziamo, benedici ogni sorella, le loro famiglie, i loro matrimoni, le loro case, i loro figli, i loro parenti. Salva, Signore, illumina, Padre Santo, Dio d'amore, nel nome di Gesù. Libera quelli che ancora non ti conoscono, rivelati come il Dio della pace, come il Salvatore, come l'unica verità. Gesù Cristo, illumina i cuori, spezza le catene del peccato, libera nel nome di Gesù i nostri familiari inconvertiti. Libera, Signore, abbi misericordia, Signore, dei perduti, delle anime perse, delle pecore smarrite, Signore. Anche quelli che si sono allontanati da te, Signore, dalla tua casa, dalla tua presenza, dalla tua parola. Signore, abbi pietà, riconducili a te, riportali a te, che si avvicinino ancora a te, oh Padre, e possano venire ai tuoi piedi, Signore, per conoscerti, per, alleluia, ravvedersi, per ricevere la tua grazia nei loro cuori. Padre, la tua pace, la gloriosa pace, come tu hai detto, io vi do la mia pace, vi lascio la mia pace, il vostro cuore non sia turbato, la mia pace sia su di voi, dice il Signore. Amen. Grazie, Signore, continua, Signore, a ricolmare di questa preziosa, di questa gloriosa pace i miei fratelli e le mie sorelle, Signore. Facci essere forti e stabili nelle tue vie, Signore. Vogliamo camminare con te, che sei l'Iddio della pace, Signore. Noi lasciamo tutto ai tuoi piedi, la nostra vita ai tuoi piedi, Signore. Grazie, nel nome di Gesù, benedici ogni persona che ascolterà questa parola su internet, Signore. Illumina i cuori, spezza le catene, salvali nel nome di Gesù Cristo. Signore, illumina ogni cuore che ha ascoltato e ascolterà la tua parola nel nome di Gesù, e che tutta la gloria, tutta la lode e il ringraziamento vada sempre e soltanto a te, oh Padre, nel nome di Gesù, per lo Spirito Santo. Ti ringraziamo, ti glorifichiamo. Amen. E gloria a Dio. Amen. 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 Alleluia. Che la pace, la gloriosa pace di Gesù Cristo continui a rimanere con voi, cari fratelli e sorelle. Amen. Vi saluto con un grande abbraccio nell'amore di Dio, veramente, con tutto il mio cuore. Vi amo nell'amore del Signore, anche se non siamo uniti di persona, ma siamo uniti nello Spirito di Dio. E vi amo, è una grande gioia essere insieme. Vi saluto affettuosamente nell'amore del nostro Signore Gesù Cristo. E a Dio piacendo, ci ritroveremo ancora questa sera alle ore 21 circa, 21:30, ore italiane, 21:30. Gloria a Dio per continuare una nuova riflessione per la grazia e per la gloria di Dio. Continueremo sul tema come ai giorni di Lot, un tema molto importante, fratelli, che vi invito per la gloria di Dio ad ascoltare, perché Dio ci sta parlando, amen? Come ai giorni di Lot, parte 3, alla gloria
e alla lode di Gesù Cristo e per la nostra edificazione. Amen. Rimanete nella pace in questo pomeriggio, lì in Italia, in Europa, in America, dove siete. Amen. Dio vi benedice abbondantemente. Shalom Adonai. La pace di Cristo sia con voi. Gloria al Signore. Pace. Amen. Alleluia.